Professore Melchionda, buon Ferragosto. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti, grazie. Professore, come Enrico Toti, che siamo ligi e anche nei giorni festivi offriamo a chi, per chi insomma, ci segue così, delle riflessioni, degli spunti che vengono in particolare dal nostro territorio. Grazie, professore, come sempre, per la pazienza e per la costanza No, grazie a te e a voi tutti. che sono elementi importanti. Professore, allora commentiamo la bella iniziativa di Latronico, abbiamo partecipato insieme e a me colpiva una frase che il professor Riccardi e il professor Impagliazzo, rispettivamente fondatore e presidente della comunità di Sant'Egidio, dicevano più volte anche nelle interviste, hanno ripetuto spesso questo concetto, e cioè che niente è impossibile e tutto può cambiare. Nella misura in cui ovviamente le persone si sentono responsabili di quanto gli avviene intorno. È un bel messaggio che ci viene dato poi da persone impegnate in prima linea nell'aiutare gli ultimi. Beh, è vero, e del resto la comunità di Sant'Egidio è stata sempre una comunità che si è contraddistinta a livello internazionale, quindi non solo nazionale, per questo grande impegno nei confronti dei poveri, degli ultimi, di quelli che soffrono. Molte volte come Libera abbiamo avuto modo di collaborare con l'associazione, con questa comunità di Sant'Egidio. Ed è proprio questo, è vero, questa loro voglia e tenacia nel portare avanti le cose. Nulla diventa impossibile se noi lo vogliamo. Del resto credo che sia un qualche cosa che possiamo avvertire tutti anche nella quotidianità. Tutto si può fare, dipende dalla nostra volontà, dipende anche dalla nostra forza e soprattutto dal credere nella possibilità di cambiamento. Ecco, credo che sia stato un buon segno quello che la comunità di Latronico, il sindaco di Latronico, l'amministrazione comunale, la cittadina tutta hanno dimostrato la scorsa settimana. È stata una bella iniziativa perché è stata vissuta dalla comunità, è stata voluta dalla comunità ed è stata fatta proprio. C'è anche un proposito che è quello di un futuro che deve cambiare, che deve modificarsi. Ed è proprio questo che si notava, questa voglia di cambiamento. Probabilmente c'è anche questo rendersi conto che qualche cosa in questo mondo non funziona e che abbiamo bisogno di trasformarlo. Certo. Professore, un altro spunto che ci viene dall'attualità, purtroppo, non le posso negare che sono smarrito dall'ultimo episodio di mala politica, ma non tanto per queste benedette 600 euro, perché poi il problema è che evidentemente è un altro strappo che è stato fatto rispetto alla società, alle comunità, alle persone che chiaramente diciamo, aumentano il proprio rancore poi sostanzialmente rispetto ad una classe dirigente, perché chiaramente dicono: ma se questi si acchiappano 600 euro, figuriamoci se la torta è più grande e come ci vanno, come si ci tuffano. E questo chiaramente allarga, diciamo, la distanza tra la politica e le persone. Tra l'altro, tra un mese si voterà, c'è il referendum di mezzo. Io ho visto che lei è per il no, e io condivido, però voglio dire, cioè, la politica, no, se non si dà una regolata, cioè, questo episodio distrugge mesi, se non anni, di piccoli passi avanti, insomma, ecco, è Certo, d'accordo? sono segnali, sì, sono d'accordissimo, sono segnali proprio di antipolitica, ecco. Ed è molto grave che il tutto sia avvenuto nelle alte sfere politiche, non solo il Parlamento, nei consigli regionali, nei consigli comunali, quindi sindaci, amministratori, oltre che i politici. Il problema grave, secondo me, al di là ora del fatto in sé, come tu dicevi, è questa difesa a tutti i costi
di quello che è stato fatto. Oh, probabilmente ha sbagliato il commercialista perché li ha confusi tra i tanti, o per un errore che avrebbe poi successivamente portato il beneficiario di questa cosa alla distribuzione successiva. Cioè, è questa non assunzione di responsabilità, no? Questo non poter o non voler a tutti i costi avere una convivenza democratica regolare, che prevede anche sbagliare e che prevede chiedere scusa. Ecco, questo è quello che non si avverte ed è molto, molto grave. Ora, quello che tu dicevi è serio, è molto serio. Cioè, la gente ha una distanza abissale con la politica, la ritiene un qualche cosa di marcio, di sporco, non riesce ad individuare gli errori soggettivi, gli errori delle persone. Ritiene che sia la politica in sé, in quanto tale, elemento, occasione di imbrogli. Ecco, io penso che questa cosa avremmo bisogno, ma, di cambiarla, ma per farlo è necessario che ci sia una presa di posizione seria, lo stiamo dicendo da sempre. La questione morale purtroppo è una questione vecchia, è una questione posta. Chi non ricorda la questione morale posta da Enrico Berlinguer e chi non ricorda tutti i messaggi successivi e quante volte abbiamo detto mai più. Purtroppo tutte queste situazioni indeboliscono ancora di più questa forza e anche la bellezza della politica. Perché la politica è creare, costruire, immaginare il futuro, partendo da queste cose per poter cambiare. Le cose che dicevamo prima, la comunità di Sant'Egidio ha immaginato un futuro migliore e la sua presenza da quando è nata, quasi più di 50 anni fa, beh, ecco, nasce proprio per un'esigenza che è quella di modificare, di trasformare tutto quello che di tutto quello che non funziona. Ecco, questo è il dato. E qui diventa sempre più difficile, perché nel momento in cui si costruiscono o si fanno passi avanti, c'è qualcuno che poi demolisce. E demolire è molto, molto più facile Certo, che costruire. Questo è assolutamente sì. vero, è vero. Professore, proviamo a voltare pagina, anche se, ripeto, è una pagina che non si chiuderà tanto facilmente, perché io noto, insomma, anche nel parlare tra con le persone che questa cosa è proprio. Magari ci sono, ecco, Eurobond, queste cose qua, cioè, sono più complicate, magari anche da capire. Ma questa cosa qua tocca veramente la carne viva, perché sono 600 euro, sono quel bonus che magari hanno preso anche altri. Quindi, c'è, cioè, davvero, insomma, è anche facile da comprendere la superficialità, la grettezza, diciamo, poi alla fine che è stata fatta. Dicevo, professore, proviamo a Anche voltare. perché Sì. Mario, scusami, Prego. permettimi, ti interrompo, perché questi erano stati, almeno questo era l'intento, no? Assegnati a chi avrebbe avuto o aveva difficoltà economiche, sociali, di vita. Quindi era implicito che era destinato, ed erano destinati, sebbene la legge non avesse fatto, e qui poi potremmo entrare in un altro campo, non avesse fatto chiarezza, oh, Certo. però era implicito il significato e anche il destinatario o i destinatari. In Certo. un momento particolare in cui abbiamo vissuto tutti la drammaticità della pandemia, ecco, perciò è ulteriormente grave. Ma tra l'altro, professore, chi guadagna 14.000 euro, Ma cioè sì, proprio ma insomma. le 600 euro non le deve proprio Ah, pensare. ma Però assolutamente. purtroppo è così. Allora. Professore, in queste giornate agostane ci sono varie iniziative, tra le quali spiccano anche le presentazioni di libri. E siccome facciamo a tempo diciamo, a promuovere una bella iniziativa che vede, tra l'altro, la presenza a Trecchina il 16 di Don Marcello Cozzi, vicepresidente nazionale di Libera. Ecco, vogliamo parlare di questa iniziativa e soprattutto se vogliamo dare qualche piccola anticipazione del libro che ha scritto Don Marcello. È un libro davvero molto particolare. Prego, professore.
Beh, è un libro particolare, effettivamente Don Marcello ci ha permesso di entrare in un mondo già con i suoi libri precedenti, ricorderanno e ricorderete tutti, Quando la mafia non esiste, insomma, ecco, che ha, diciamo, ha rotto uno stereotipo che era presente nella nostra società. In Basilicata la mafia non c'è, la Basilicata è un'isola felice. Poi ci ha permesso di andare, di avvicinarci a quelli che sono i Caino della situazione, cioè i mafiosi, quelli che oggi vivono nelle carceri, che lui spesso contatta, e di capire più da vicino che cosa sono e come hanno organizzato la loro vita, una vita particolare. Oggi con questo libro, Don Marcello ci fa entrare nella mafia attraverso la parte rosa, ecco. Lupare Rosa si chiama il libro, attraverso le donne. Le donne dei mafiosi sono cinque storie che hanno qualche cosa in comune, anche se diverso è il procedimento e anche la storia stessa. Sono le storie che ci mettono dinanzi una situazione debole e nello stesso tempo determinante per la mafia. Le donne nella mafia hanno un ruolo importante, anche se non sono quelle che poi in genere determinano o non hanno determinato, perché poi oggi noi sappiamo che vi sono state delle donne che hanno anche una personalità molto forte, che si sono imposte e che hanno determinato. In linea di massima, le donne avevano un compito, quello di educare i figli al rispetto delle regole della mafia. Ecco, questo era ed è un compito fondamentale. Guai se si tocca la donna o un figlio di un mafioso. E allora lì iniziano le guerre tra bande, tra mafie. Ecco, ora noi entriamo nella mafia attraverso queste cinque storie di donne, cinque storie tragiche, perché tutte e cinque le storie poi purtroppo arrivano a un epilogo che è terribile, la morte in vari modi, suicidi oppure omicidi terribili, terrificanti, donne che vengono ammazzate e che vengono fatte a pezzi e i pezzi vengono buttati nelle tonnare, immagino, oppure donne che avevano l'acido muriatico pur di non vivere più quel momento di questa relazione con la mafia. Sono storie particolari, molto, molto cruente, molto, molto dure, però ci fanno capire com'è facile, innanzitutto, arrivare anche ad innamorarsi del mafioso. Perché qualcuno potrebbe dire: ma come? Chi potrebbe mai, quale donna potrebbe mai immaginare di innamorarsi di Totò Riina? Ecco. Però in questo caso dobbiamo scomodare anche Platone, no? Il quale stabiliva che l'amore è la più eccelsa e la più divina delle follie. Questo diceva. E in realtà, quante volte noi abbiamo detto relazione all'amore, chi fa l'amore infatti usa delle frasi come mi fai perdere la testa, mi fai impazzire, proprio per questa relazione che c'è. Ed ecco il motivo, perché l'amore utilizza questa parte irrazionale della persona. E quindi ecco la necessità, però poi nel momento in cui c'è la resa dei conti e quindi il rendersi conto di quello che si è fatto, allora diventa difficile per la donna uscirne. Ecco, queste storie sono delle storie particolari che ci riportano non solo alla questione della donna e quindi alla vicenda proprio generale della nostra società, della nostra comunità maschilista, di come noi lavoriamo nelle nostre cose, nella quotidianità, al di là delle mafie, e di come poi la mafia invece, che è pronta ad accentuare certe cose, esagera ancora di più utilizzando le donne in una maniera atroce, atroce. Ecco, questo è il libro, quindi diciamo vi sono queste storie, vi sono delle considerazioni anche della Lasciarelli nel libro che
arricchiscono, fanno sì che si possano capire dei passaggi che diventano difficili nella normalità comprendere. Ecco, è un bel libro, penso che diciamo, la presenza di Don Marcello Cozzi in Basilicata ci ha fatto capire alcuni aspetti della mafia e della mafiosità, e credo che sia sul piano culturale un elemento molto molto importante. Assolutamente sì. E professore, allora ricordiamo domenica sera, quindi il 16 e alle Sì, 16 a 18:30 nella Trecchino, sì. piazzetta di Poi lo Parere. Sì. presenteremo anche il 18 a Latronico, perché il Ah, sindaco di Latronico ha voluto. perfetto. Latronico, ecco, ricordiamo questa cosa, nella la comunità di Sant'Egidio poi è stato inaugurato questo Certo, murales, molto bello, sì. Che ci riporta ricorda, sì. al dramma di quella che è la migrazione, al dramma di quello che è la povertà oggi. Ricordiamoci che un anno e mezzo fa abbiamo inaugurato un altro murales Sì, con Don Luigi Ciotti sulla mafia che avvolge le città. Ecco, ora loro hanno voluto proprio che facesse questa cosa, ci hanno invitato come Libera ad essere presente. Il 18 di nuovo ripresenteremo il libro Latronico, recuperando tutti questi percorsi che Latronico ha voluto fare, centrando una serie di punti importanti che oggi interessano la nostra comunità, la nostra vita. perfetto, professore. Ultime due domande brevi. La prima, noi sappiamo il rapporto privilegiato che lei ha con i giovani dell'Agone Grese. Stiamo vedendo un po' in televisione questo rigurgito, ahimè, del Covid, ma d'altronde forse era quasi da aspettarselo perché è ovvio che adesso c'è una promiscuità pazzesca. D'altronde siamo nel periodo di Ferragosto. Ecco, cosa si sente di dire a questi Ma ragazzi? io dico che c'è una grande contraddizione. Si aprono le discoteche e poi si chiede ai giovani di non ballare. Ma insomma, cioè, c'è una grande contraddizione. Se noi pensiamo che questo sia un elemento negativo anche di contagio, allora beh, potevamo fare a meno di aprire le discoteche. Se apriamo le discoteche, poi sappiamo che può Certo. succedere anche l'assembramento e quindi le distanze. Né possiamo immaginare che si possa ballare. Chi non è andato in discoteca e non si è reso conto di come, soprattutto in questo periodo, si suda? Immaginare di ballare con la mascherina, immaginare, insomma, credo che diventi veramente difficile, ecco. E allora penso che soprattutto chi ci governa dovrebbe rendersi conto di quello che promette e di quello che poi ritrova. Dobbiamo stare attenti a queste cose. Se pensiamo, e io credo che bisogna stare attenti ulteriormente, che bisogna rispettare tutto quello che hanno detto, che il Comitato Tecnico Scientifico ci dice, il distanziamento, l'utilizzo di questi dispositivi, dalla mascherina a altre cose, lavaggio delle mani, eccetera. Ecco, il distanziamento soprattutto. Però abbiamo bisogno anche di cercare di essere tutti consapevoli, attivando anche processi di controllo. Per esempio, mi permetterai di dire brevemente una battuta. Io vedevo a mare, le nostre spiagge libere, non c'è nessun controllo. Parlavo col sindaco di Acciaroli, il quale mi diceva, guarda, noi abbiamo attivato un processo di questo tipo, abbiamo messo sulla spiaggia dei paletti dove si può mettere l'ombrellone. Abbiamo garantito il distanziamento, abbiamo predisposto anche dei controlli, se ci sono più persone sotto un ombrellone, andiamo a chiedere perché e come. Ecco. Quindi si possono fare delle cose. Allora, se si possono fare, perché non ci si uniforma al meglio? Perché dobbiamo uniformarci per forza al peggio? Perché dobbiamo adesso credere a questi disfattisti, a questi che ormai dai negazionisti, quelli che pensano che il virus non esista, che non ci sono problemi, che tutto. Ecco, io credo che abbiamo bisogno oggi di recuperare un po' di questa serietà. Questa cosa è legata anche all'aspetto che dicevamo prima della moralità, della serietà, di quello che può essere magari il furto, perché di furto si tratta dal punto di vista morale,
delle 600 Certo. euro rispetto a tutte le altre cose. Io credo che abbiamo bisogno di questa dignità, di questo rispetto, di questi valori, e sono cose che si possono fare, cioè non è che appartengono a un altro mondo, appartengono al nostro mondo, alla nostra vita. Noi, e ripeto le cose che diceva Impagliazzi e Riccardi, se vogliamo possiamo fare tutto, se Certo. vogliamo rispettare le cose, le possiamo fare. Occorre semplicemente responsabilità. Questo è quello di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo pretendere da noi stessi e da tutti. Professore, un sì o un no? Lei è per il vaccino obbligatorio? Sarebbe, premesso la sicurezza del Sì. vaccino, deve essere obbligatorio o meno, Sì, secondo... io penso che io sono d'accordo al vaccino, ecco, l'ho sempre sostenuto anche nella mia attività scolastica da docente, ritengo che sia importante. Il vaccino ha salvato milioni e milioni di Certo. persone. Il vaccino ha dato una risposta. Certo che non abbiamo niente di al 100%, di sicuro al 100%, dove non c'è rischio, non c'è pericolo. Ci sono delle situazioni dove è possibile, però i vantaggi che il vaccino ha portato sono notevolissimi. A livello generale, su un piano generale proprio dell'igiene della popolazione mondiale, è per fortuna che vi sono stati i vaccini, è per fortuna che la scienza ha insistito ed insiste nel vaccinare le persone. Ecco. Ecco, un'ultima domanda, professore, se l'eco fosse settimanale mi piacerebbe dedicare almeno una pagina alle spigolature, no? Quelle notizie che ti colpiscono, poi passano in secondo piano, poi vengono dimenticate. In questa settimana due notizie mi hanno colpita, una così molto particolare, e purtroppo è morto Bauli, no? Diciamo la persona che fa i panettoni Pandori, e mi colpiva la sua storia, no? Da un piccolo fornetto in casa ad un impero, e insomma, su queste storie sono davvero, anche in questo caso, no? Si può fare, no? Come si dice, nel senso che davvero certo, poi magari devono capitare anche situazioni, insomma, fortunate in alcuni casi, però sicuramente con l'impegno e con l'abnegazione si può Si può arrivare fare, a fare certo. molto. L'altra notizia invece, su questa seconda notizia vorrei un commento. Leggevo che a Milano, proprio qualche giorno fa, all'anagrafe c'è stato il sorpasso tra un cognome cinese, mi pare Chan, qualcosa del genere, e il cognome Rossi. Ora, Sì. siccome molto spesso, diciamo, nei nostri paesi, insomma, si viene bombardati, no? Gli extracomunitari, e così, ecco la globalizzazione. E io, così, nel riflettere su questa notizia, dicevo: mamma mia, ma già ci siamo dentro mani e piedi a questi cambiamenti, a queste trasformazioni. Forse nei nostri paesi ancora avvertiamo un po' di meno questa problematica, però, voglio dire, rapportarsi alla persona che, diciamo, viene da un'altra cultura è ineludibile, quindi Certo, certo. bisognerà prenderne atto. Ecco, un commento su questo cognome cinese che in una delle città simbolo italiane, Milano, ha superato il cognome Rossi. Beh, questo è il significato, no, di quello che è la globalizzazione, che noi viviamo più all'interno dei nostri paesi, delle nostre comunità, ma siamo cittadini del mondo. Probabilmente io mi permetterei anche di dire che tra qualche migliaia di anni potremmo addirittura immaginare di essere cittadini di un sistema solare e probabilmente addirittura parlare di universo, chiaramente in una porzione molto limitata dello spazio. Ma perché così? Perché così deve essere? Perché è giusto che sia così? E quindi questo aspetto blocca anche tutte quelle proposte stranissime, no? Di voler fare muri, di voler chiudere gli accessi ai migranti. Ma è inevitabile, Certo. la nostra vita è basata sulle relazioni con gli altri, è fondamentale. E quindi io credo che sia una bella notizia questa, è una notizia che dovrebbe eventualmente essere recuperata per quello che può essere il valore per il nostro paese
e anche come messaggio, messaggio augurale. Mi permetti di dire una cosa sulla prima Sì. parte, sull'altra notizia che hai detto? Bene, Bauli, così per Nicotti, no? Insomma, sono morti entrambi la dolcezza, no? Il dolce che muore purtroppo e alla fine inevitabilmente per un ciclo. Ma partiva dal nulla, come partono dal nulla tantissimi artigiani anche del nostro territorio. Lauria è una delle cittadine simbolo proprio di questa laboriosità, di questa Sì. azione. Io ho degli amici che vivono a Salerno e quando vado a portare, la cosa che mi dicono, per cortesia Gerardo, portami le gassose Sarubi, o io la chiamo la gassose di Lauria, e quindi loro mi dicono portami la gassose di Lauria. Come altrettanto, e come si fa a non citare la bellezza di questa? E quando io incontro gli amici e offro la gassosa di Lauria, ma tutti poi l'apprezzano. Ora, come altrettanto molto, vede, anche bello quell'altro artigiano di Lago Negro, canonico, che Canonico, cosa è riuscito a fare sì. e dove ha portato gli orologi. Beh, noi abbiamo questi esempi di laboriosità, di serietà, di onestà, e sono quelle cose che purtroppo molte volte non vengono messe in evidenza, perché ci sono altri elementi che si pensa di sottolineare. Invece sono belle queste storie. Sono Certo. veramente belle, ma ce ne sono altre, tu ne hai raccontate anche in Certo. qualche libro, quindi Assolutamente potremmo sì, assolutamente. sicuramente parlarne molto. Parlarne molto, assolutamente. Tra l'altro, professore, chiudiamo davvero con un sorriso. Sempre ritornando alla Cina, mi colpiva la notizia proprio forse 2 giorni fa che il presidente lì diceva e parlava, insomma, che non lo so se proprio perché lì funziona, non sono come lei sa meglio di me, non sono molto democratici. E insomma, obbligava le persone a fare la scarpetta, cioè nel senso a pulire il piatto fino in fondo. E Sì, mi veniva un sorriso perché, diciamo, questa è stata una pratica, forse adesso è un po' abbandonata, visto la linea che bisogna. il mondo contadino ce l'hai sempre insegnato, È come il vero, rispetto per il pane, certo. come ancora è presente in noi quando il pane, io ricordo da ragazzo, quando il pane cadeva, dovevamo farci il segno della croce e poi potevamo mangiarlo, insomma. Ma per dire che non bisognava buttarlo e non bisognava trattarci. Del resto, ricordo questa cosa scritta da Mussolini sul pane: questo io amo il pane è il simbolo. Ecco, ci sono delle cose. La Cina recupera sicuramente questa funzione, diciamo anche politica, no? Certo. Tu dicevi dittatura, insomma, la Cina non è democratica, nel senso che loro ne sono consapevoli e lo dicono. Siamo noi che pensiamo alla democrazia e quindi abbiamo un valore diverso del rapporto. La Cina non è democratica, ma del resto non è nuova nemmeno l'altra idea che veniva dalla Cina. Chi non raggiunge certi traguardi scolastici non mangia. E ci sono queste forme di punizioni, ci sono queste Coercitiva. cose, quindi Certo. queste forme, diciamo, di forza proprio. Che Certo. vengono qualcuno dice che funziona, poi a lungo andare ci accorgiamo che probabilmente una ricetta unica che funzioni per tutte le cose non c'è, e quindi abbiamo bisogno di avere sempre questa capacità di, di mettere insieme ragione, condizioni, situazioni che si vivono per poter immaginare il miglioramento di tutti noi. Assolutamente. Professore, grazie. Al prossimo fine settimana e di cuore buon Ferragosto. Grazie. Grazie Grazie, altrettanto, auguri a tutti. professore, grazie.